Oggi parliamo della Corte Costituzionale, che è un organo che viene posto, diciamo, al di sopra di tutti gli altri organi, con il compito di controllare che gli atti, il potere esercitato dai singoli organi sia conforme alla Costituzione. Riveste quindi un ruolo della massima importanza in quanto si vuole essere certi, i nostri padri costituenti volevano essere certi che i valori, i principi espressi nella nostra Costituzione, che sono alla base di tutto l'ordinamento giuridico, venissero rispettati dai vari poteri. Ecco quindi che è stata prevista la Corte Costituzionale ed è descritta nella seconda parte della Costituzione, nel titolo 6, Garanzie Costituzionali. Ricordiamo infatti che noi abbiamo una Costituzione rigida. Rigida vuol dire innanzitutto che non può essere modificata da una legge ordinaria, ma dalle leggi costituzionali, in quanto la Costituzione è posta al di sopra di tutti gli atti normativi dello Stato e delle leggi del Parlamento e degli atti aventi forza di legge. Quindi, per modificarla, ovviamente non i primi 12 articoli che sono immodificabili, sono i principi fondamentali, ma per modificare dal 13° in poi c'è bisogno di un procedimento aggravato che è quello appunto delle leggi costituzionali. Inoltre, come garanzia costituzionale, dall'articolo 134 fino all'articolo 137, la Costituzione attribuisce a questo organo nato con la Repubblica, cioè la Corte Costituzionale, il potere di cui ho parlato prima. Inoltre, per completezza, diciamo che tra le garanzie costituzionali riveste importanza anche l'ultimo articolo della Costituzione, cioè il 139, secondo il quale la forma repubblicana non può mai essere oggetto di referendum. La sede della Corte Costituzionale è a Piazza del Quirinale, sì, del Palazzo della Consulta, che vediamo qui. La Corte è stata istituita con la Costituzione, quindi è entrato in vigore la Costituzione nel 48, ma la Corte in realtà è stata, diciamo, istituita, è diventata operativa nel 1955, perché la Costituzione è stata, diciamo, attuata, piano piano. La Corte, secondo l'articolo 135, è composta da 15 giudici che rimangono in carica 9 anni ciascuno, cioè il rinnovo della Corte non avviene mai globalmente, ma quando scade il mandato di un singolo giudice, ne viene subito nominato il successore. Questo perché si vuole dare una continuità di indirizzo all'organo, alla Corte. Al suo interno i membri della Corte eleggono un presidente che rimane in carica 3 anni e può essere rieletto, ma sempre nell'ambito dei 9 anni. Infatti nessun giudice può fare più di un mandato. Chi sono i giudici? Da dove vengono? Essi vengono eletti, vengono 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica. 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune e gli altri 5 sono nominati dalle alte magistrature, cioè 3 vengono eletti dalla Corte di Cassazione, 1 viene eletto dalla Corte dei Conti e 1 viene eletto dal Consiglio di Stato. Il loro status è incompatibile con qualunque altra funzione, sia politica, sia di organi dello Stato, di uffici privati o pubblici, anche con attività professionali. Infatti, alcuni dei giudici della Corte non provengono dalle magistrature, ma possono provenire o da professori universitari di materie giuridiche o da avvocati che hanno una lunga esperienza, almeno di 20 anni. Le funzioni sono 4, anche queste sono stabilite con precisione dalla Costituzione e sono innanzitutto giudica la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, per esempio i decreti. Questa è la funzione che occupa la maggior parte dell'attività della Corte, diciamo il 90% dell'attività della Corte è per questa funzione. Poi risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato,
giudica il Presidente della Repubblica quando gli viene messo in stato d'accusa dal Parlamento per alto tradimento, per attentato alla Costituzione, e infine valuta l'ammissibilità del referendum abrogativo chiesto dal popolo con la raccolta delle 500.000 firme. Ora ne vediamo uno per uno. Primo, abbiamo detto la legittimità costituzionale, infatti la Corte ha il potere di annullare le leggi che contrastano con la Costituzione. Per fare questo però non può iniziare un procedimento di propria iniziativa, ma solo in seguito ad una richiesta che le viene rivolta dall'esterno. La richiesta non è mai affidata al popolo, cioè al singolo cittadino, perché si rischierebbe di subissare la Corte richieste di questo genere, ma è prevista in questi due modi, in via incidentale e in via indiretta. In via incidentale si ha nel caso in cui nel corso di un processo penale il pubblico ministero o una delle parti o una parte oppure nel corso del processo civile una delle due parti ritengono che la legge che si sta applicando al processo non sia conforme alla Costituzione. In questo caso, chiedono di sospendere il processo e di rimettere al giudizio della Corte Costituzionale la questione di eventuale illegittimità costituzionale. Il giudice che sta celebrando il processo fa, diciamo, una sorta di filtro, cioè deve valutare che la questione, non sia manifestatamente infondata, ma abbia una sua logica sottostante. Nel caso ritenga che appunto ci sia una fondatezza nella richiesta, sospende il giudizio, il processo e manda tutto alla Corte Costituzionale. L'altra strada è la via diretta e si ha quando è lo Stato che direttamente si appella alla Corte affinché giudichi la eventuale incostituzionalità di una legge regionale. Oppure la regione che si appella alla Corte perché pensa al contrario, che sia lo Stato a aver approvato una legge che sia invece appartenga alla propria sfera di competenza, oppure che questo sia avvenuto da parte di un'altra regione. La Corte, quando viene investita di una causa di questo genere, fa delle udienze. Durante le udienze, siccome sono pubbliche, possono intervenire anche le parti che hanno sollevato la questione, anzi vengono ascoltate dai giudici. Poi la Corte si ritira, per emettere la sentenza e la sentenza può essere di accoglimento che si ha quando la disposizione di legge è dichiarata illegittima, cioè la questione sollevata aveva la sua fondatezza e la Corte dichiara illegittima la norma. In questo caso è annullata ed entra in vigore questo annullamento della legge, il giorno dopo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A quel punto, riprende il processo. Ma non può essere più applicata la norma annullata. Quindi, se c'è qualcos'altro per il quale il processo può andare avanti, cioè se la questione che si sta discutendo riguarda anche altre norme, il processo va avanti, altrimenti il processo termina. Oppure la sentenza può essere di rigetto e quando la legge rimane in vigore perché la Corte non ravvisa alcuna incostituzionalità. In quel caso il processo continua dal punto in cui si era fermato. Il secondo compito, funzione della Corte è giudicare sui conflitti di attribuzione dei poteri, cioè in caso, diciamo che negli organi, in tutti gli stati democratici esiste una pluralità di organi che hanno dei poteri che spesso si intrecciano, sono bilanciati, quindi nulla di più strano che a volte si creino dei conflitti di competenza o perché nessun organo vuole occuparsi di una questione, oppure perché più di un organo se ne vuole occupare. Quindi in questi casi di conflitto possono succedere tra i poteri dello Stato, Parlamento e Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica, oppure
tra lo Stato e le regioni o tra le regioni stesse. Quindi la Corte, chiamata a dirimere la questione, lo fa attraverso una sentenza che stabilisce a chi spetta la funzione che è oggetto della contesa. La terza funzione è il giudizio sul Presidente della Repubblica quando viene messo in stato d'accusa dal Parlamento, ricordate, in Camere riunite, e può essere fatto solo per alto tradimento, per attentato alla Costituzione, perché per tutto il resto il Presidente gode di immunità, nel senso che non può essere perseguito per nessun atto compiuto nell'ambito delle sue funzioni. E inoltre il Presidente della Repubblica non ha alcuna responsabilità politica. Questa spetta al ministro che controfirma i suoi atti. Quindi, nel caso in cui invece ci sia sospetto che il presidente abbia compiuto un tradimento o compie degli atti o faccia delle dichiarazioni che siano contro la Costituzione, avendo lui stesso il compito di garante della Costituzione, ecco, in questo caso tramite il Parlamento viene giudicato dalla Corte Costituzionale. Questo è il caso in cui, in questa ipotesi, la composizione della Corte si allarga perché entrano a far parte altri 16 giudici che sono estratti a sorte da un elenco che viene formato dal Parlamento e che comprende cittadini che hanno gli stessi requisiti per diventare senatore, quindi almeno 40 anni, godimento di diritti civili e politici e cittadino italiano, ovviamente. Ultima funzione è l'ammissibilità dei referendum, perché raccolte le firme, controllato il numero, è la Corte che deve pronunciarsi sull'ammissibilità, in quanto ricordiamo che ci sono delle materie che non sono ammesse al referendum. Esse sono tutto ciò che riguarda i tributi, le leggi tributarie, il bilancio, la grazia, l'indulto, le leggi penali in generale e i trattati internazionali. Quindi, come abbiamo visto, la Corte Costituzionale è un organo che riveste la massima importanza, è uno degli organi oltretutto più efficienti dello Stato, molto veloce, insomma, è rapido nelle sue sentenze, che di solito avvengono entro 6 mesi, massimo 8-9 mesi, da che è iniziato il procedimento abbiamo la sentenza. Inoltre, la Corte svolge una fondamentale funzione di indirizzo e di stimolo verso il Parlamento, perché quando la Corte annulla una legge, una norma, crea un vuoto legislativo, non è che la sostituisce la norma, non è che la corregge, ma dà indicazioni su che cosa ha quella norma di incostituzionale. In questo modo indirizza il Parlamento a come riempire quel vuoto e quindi fare delle riforme che possano adeguare il nostro sistema giuridico alla Costituzione. Diciamo che nel tempo, da quando abbiamo la Corte Costituzionale, le principali riforme, le più importanti, per esempio quella tra la parità tra uomo e donna, è nata proprio su stimolo della Corte Costituzionale.